Queste due volpi sono state investite da un'auto pirata in provincia di Lecce. Una è morta sul colpo. Il maschio superstite è rimasto a vegliare la compagna senza vita a bordo della strada. Ma la stava davvero proteggendo? La risposta è no. È un'interpretazione umana in realtà, di un comportamento che deriva con tutta probabilità dal fatto che l'animale fosse gravemente ferito e quindi incapace di muoversi. La volpe è stata notata da un cittadino che ha avvisato i carabinieri e poi un centro di recupero per la fauna selvatica. Pedro, che si è stato ribattezzato, è stato quindi recuperato e trasferito al centro SOS Fauna Calimera. Quanto accaduto ci fa riflettere su due cose. Da un lato, il sempre più alto numero di investimenti di animali selvatici che devono lasciare il loro habitat per cercare cibo o nuove zone in cui stabilirsi. Dall'altro, il modo in cui ancora una volta un comportamento può essere interpretato e percepito in modo errato attraverso i nostri occhi. Non ultimo però un messaggio importante: gli animali soffrono per un lutto. La natura infatti ci offre degli esempi nel mondo dei cetacei, delle scimmie e degli elefanti.